parlava di sororità fra le arti, consonanze fra i linguaggi. A questo punto ascolteremo il nostro Niccolò Landi, flautista, e che si esibirà in tre brani. Ascolteremo il primo brano, che è di Johann Sebastian Bach, partita in La minore per solo flauto, Tempo di Allemanda. Avremo un secondo intervento fra le due diciamo, presentazioni critiche, secondo intervento musicale, con Telemann, 12 fantasie per flauto senza basso, fantasia numero 1, nel cuore della manifestazione, e ad epilogo fantasia numero 2. Prima però di appunto ascoltare questo giovanissimo flautista, il suo breve profilo biografico che attesta la sua formazione. E mi riservo di invece dare, come dire, sottolineare la presenza importante di Paolo Lantieri, artista insigne del milieu fiorentino, ma posizionerò questa, come dire, questa presentazione critica nel cuore della manifestazione fra i due interventi di presentazione. A questo punto ecco il breve profilo per poi ascoltare e creare l'atmosfera del linguaggio felpato, no? Il sonoro del flauto. Bene, Niccolò Landi del 1994 inizia gli studi musicali in flauto traverso, addirittura già alla scuola media, Niccolò Machiavelli, per poi proseguire gli studi al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, sotto la guida del maestro Giuseppe Contado, diplomandosi nel 2016. Maturità italo-francese nel 2013, baccalaureat scientifique. Partecipa a varie masterclass, seminari e festival musicali tenuti da vari docenti e così via, e professori. Dal 2015 fa parte della Cherubini Flute Ensemble, con la quale si è esibito in varie istituzioni cittadine. Flauto traverso, biennio specialistico e addirittura diagnostica e materiali per la conservazione e il restauro, Dipartimento di Chimica, quindi è un ragazzo veramente per la sua giovane età. E per concludere affianca allo strumento musicale una prolifica attività vocale, studiando con numerosi gruppi vocali e corali, tra cui la Cappella Musicale di San Lorenzo e associazioni altrettanto importanti come Festival Musicale di Anghiari, Coro del Parlamento Inglese, Associazione Culturale di Chivasso, Ensemble Vocale della Chiesa di Santa Felicita. Vorrà dire che lo chiameremo più spesso. Complimenti. Bene. Andiamo avanti, allora ascoltiamo il primo intervento. Thank you.